sta cambiando, io credo che anche la Microsoft stia cambiando veramente in modo radicale. Noi stiamo andando attraverso una trasformazione di tutte le nostre linee di prodotti, una trasformazione che ci tocca dall'interno. Allora riceviamo da voi tantissime domande, domande a cui voglio dare risposte, riceviamo domande dai nostri partner che vogliono capire come sfruttare questa opportunità. Anzi, ci sono i partner, ci sono i nostri clienti che hanno fatto investimenti significativi in software, in tecnologia, con le loro persone, che vogliono capire come fare leva su questi investimenti, come farli ritornare meglio utilizzando i servizi sulla rete. Poi ci sono i developer. Insomma, io da quando sono in Microsoft, ma credo anche prima, non abbiamo mai fatto un evento dove abbiamo raccolto un audience così diversa. Speriamo veramente di dare risposte a tutti. Senti, vedo che si muove qualcosa là dietro le quinte, non lo so, cosa dici? Sì, Pierre, sta arrivando qualcuno forse? Sì, noi vogliamo raccontarvi il futuro di come Microsoft vede il web 2.0, un futuro che ha già un presente forte. Noi a febbraio di quest'anno abbiamo iniziato l'anno col botto, veramente con un annuncio di una serie di soluzioni intorno al nostro prodotto Windows Server 2008, e nel corso dell'anno ne vedrete ancora tante. Però per dirvi come sarà il futuro, io vorrei chiamare un collega piuttosto importante, un uomo che oltre 20 anni fa ha iniziato l'avventura di Microsoft con Bill Gates, di cui era compagno di scuola. Bill Gates nel 2000 gli ha lasciato la guida di Microsoft. Passo all'inglese per introdurlo. Ladies and gentlemen, please welcome Microsoft Chief Executive Officer Steve Ballmer. Well, thanks. It's a real privilege to have a chance to be here with you today. We were driving and I saw this unusual structure sitting in what I think is probably the parking lot of the hotel. But I think it really works pretty well. And certainly we're going to have a lot of fun here for the next hour or so. I'll try to share some thoughts. I think we have an opportunity for a hopefully fairly entertaining and interesting Q&A. If we don't get to something that's on your mind, I'm steveb@microsoft.com. I'm electronically available to you at any time.